Buonasera a tutti, benvenuti a TG Swag 69. Ecco le notizie di questa settimana. Napoli, gruppo di rumeni sono stati beccati dalla polizia davanti a una finestra di una casa e vengono arrestati per sospetto di furto. I ragazzi si difendono, stavamo facendo uno TikTok. Coronavirus, aumentano i coglioni che tengono la mascherina in macchina da soli. Lo conferma lo scienziato Rino Manda, detto anche Mandarino, che è stato per uno mese sulla tangenziale a controllare le macchine che passavano. Salvini dice basta, non voglio più fare politico, voglio diventare uno TikToker. Ieri pomeriggio sulle storie di Instagram Matteo Salvini ha dato le sue dimissioni di politico per cominciare la sua nuova carriera di TikToker. Il suo desiderio è diventare come Charlie Di Meglio. Ieri a Verona si è svolta la fiera della Badante. Più di 10.000 abitanti, per lo più moldavi e ucraini, si sono trovati per festeggiare questo giorno accompagnato dai loro nonni su carrozzella. Presenti alla festa anche Andriy Shevchenko, presidente della cooperativa di badanti più grande del mondo. Uno gran girissa ieri il campo sportivo di Foggia, dove i 12 pakistani si sono picchiati tra di loro finendo tutti all'ospedale. Il motivo di la rissa è perché nessuno aveva portato palloni. Questa era l'ultima notizia, grazie mille dell'ascolto e ci vediamo prossima settimana.